La mia passione per la cucina nasce intorno all'età di 12 anni, osservando la mia mamma. Mi è sempre piaciuto, l'ho sempre fatto per amici, in casa, così. Fino a che poi io e Rolando, il mio marito, Rolando, abbiamo aperto la birreria La Porta dei Fabbri a Bibbiena. Alla base c'era comunque questa passione, questa voglia veramente di forse esprimerti con il cibo. Non solo con il cibo, ma anche e soprattutto con determinati prodotti prevalentemente locali. La mia direzione era prevalentemente sul biologico. Ho fatto delle grandi scoperte, ho iniziato a conoscermi, con tante difficoltà, perché comunque purtroppo, dico oggi purtroppo, non ho mai fatto una scuola, quindi sono un'autodidatta per passione, per amore. Poi lì è finito e ho detto basta con la cucina, finito, non voglio più sapere di cucina perché veramente è bello, ma è impegnativo. Nel frattempo mi sono sempre sbizzarrita in cene, cose, mi sono sempre interessata anche dei prodotti, poi in casa ho sempre mangiato molto, molto biologico. La maggior parte della nostra economia va in buoni alimenti, proprio in buoni alimenti, nel buon bere e nel buon mangiare. Non è tanto l'abbondanza quanto la qualità, veramente. E è quello che poi mi ha portato infatti a essere richiesta a fare l'insegnante di cucina. Il proprietario è in una villa che ha un agriturismo, di questi proprietari che sono olandesi hanno iniziato questi corsi di cucina. Ora sono lì, sono molti anni che sono lì, e la cosa interessante è che veramente di nuovo si ritorna sul cibo comunicazione. Noi comunque veniamo da una piccola realtà che è il Casentino, abbiamo anche tante cose preziose e belle e quindi il fatto di poterle rivalorizzare, esprimendole e buttandole qui non oltre Alpi ma nel mondo, con tutti i turisti che arrivano da tutto il mondo, questo mi appassiona. Per me il bello, il goal, proprio il goal, è che quando ricevo delle mail che mi dicono Paola mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato il modo di pensare. Si può cambiare il modo di pensare? Non solo partendo dalla cucina, si parte da un amore per qualcosa. Gli faccio notare gli ingredienti come cose vive. Spesso ridono, perché sono confusi, dice come un pomodoro non è vivo, sì, un pomodoro era vivo, un pomodoro c'è, è qui, c'era una pianta, dalla pianta è qui sulla tua tavola e quindi lo puoi osservare con occhi diversi. Vedere un semplice pomodoro che comunque sta lì e cuoce e che comunque si muove. Per me si muove per me, si muove per darmi qualcosa. Quindi però io devo essere insieme, cioè ci devi essere. Non puoi pensare che vai a fare la spesa e dici, ah, questo costa poco, quindi lo compro, oppure questo costa di più, quindi significa che è buono. No, non ci siamo. Cioè devi imparare la scelta, devi incominciare a guardare, a osservare, toccare, annusare. Quindi quando, questa è proprio una cosa che lì, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Fino a che dicono, ma con pochi ingredienti riesce a venire fuori questo sapore? Sì, perché lo fai con amore, ci sei. Io ho scelto gli ingredienti, ora sono il tramite per voi, perché siete qui, se avete fatto questa scelta, ma io sono il tramite per arrivare a portarvi un messaggio e farvi capire cosa può migliorare la vostra vita. I prodotti particolari del Casentino, che cerco assolutamente di farne uso e consumo nella maggior parte dei miei piatti, proprio nella scuola di cucina, sono sicuramente nella possibilità della reperibilità i funghi, le castagne, perché partendo dalla castagna come prodotto iniziale alla farina, alla polenta, appunto polenta, trasformazioni varie in dolci, non dolci, poi altri prodotti che mi piacciono molto, sempre di territorio, è quello che si riesce sempre a reperire locale, l'olio extravergine, questo, la ricotta, abbiamo dei produttori di carne suina non indifferenti qui in Casentino, la patata del Casentino, la patata di Cetica, gli gnocchi, la gente rimane lì così, wow, con la bocca proprio wow, capite? Mi piace trasformare questo. Sono tutti sapori nostri, proprio nostri, di territorio. Sicuramente
l'Italia cambia, l'Italia deve cambiare, è un inizio questo. E ci sono tante forme, e però io credo che una delle forti forme di comunicazione è, ti ripeto, veramente è il cibo. È sicuramente un punto forte di cambiamento, proprio nel regredire dell'esagerazione del surplus, della quantità. Io voglio dire, grazie a una crisi economica, la gente sta più attenta, quindi più coscienza, dire andiamo al mercato lì quando c'è il sabato mattina dei coltivatori diretti, ci sono i produttori locali, c'è più sensibilità in quella direzione. Anche quando sono a fare la spesa nei piccoli negozi, cioè mi piace vedere proprio gente che conosco, perché conosco veramente tanta gente qui in Casentino, che arrivano proprio con questo entusiasmo: ah, vorrei un pezzetto di formaggio, quello lì, sa, ma quello buono del pastore. Cioè, non c'è più bisogno di comprare la forma, ma c'è bisogno di comprare il pezzetto e gustare quello. E vedi che c'è proprio questa voglia, questa volontà. Sarà l'inizio vero di un'era d'amore e musica.